Amelia, che insegue il pallone e affronta il diretto avversario, si tratta di Canzoneri. Prova a entrare in area Amelia, mette la palla in mezzo, c'è Guaiana che però non riesce a concludere. Batte Costantino a mettere in mezzo, c'è Pirrello che però non arriva sul pallone. Adesso c'è Melia che entra in area di rigore, Melia che prova il destro, palla che termina alta. Guaiana poi prova a saltare il numero 5 Zammitti, difende comunque il possesso del pallone, prova il sinistro. Palla bloccata da Ingrassia, pallone e allarga subito sulla sinistra per Melia che si accentra. Bel filtrante per Guaiana che prova a punire e poi arriva Maniscalchi che porta in vantaggio il Mazzara. Il Rizzo che sguscia via a Zerillo, Rizzo entra in area di rigore, prova a mettere in mezzo, la palla arriva nella zona di Cervello che rimette ancora una volta in mezzo. Recuperare il pallone, adesso prova in contropiede il Monreale, palla per Gastone in dubbia posizione di fuorigioco. Così è, Gastone era andato a segno ma l'arbitro aveva fermato tutto per fuorigioco. Pista ex Akragas che poi resta lì a duellare con il diretto avversario, filtrante nella zona di Mendy che prova a girarsi in area di rigore, fa valere il fisico il norvegese anche in maniera irregolare. Corre Lamraoui, prova a portarsi al limite dell'area il numero 10, poi prova la conclusione col sinistro! Palla che esce di un soffio e Lamraoui però sradica il pallone dai piedi di Zammitti, entra in area di rigore e prova a servire Melia. Adesso palla che resta lì, Bulades, Mazzara vicinissimo al 2-0. Adesso Canzoneri batte il calcio di punizione, poi cerca in avanti Gastone, palla che arriva nella zona di Zammitti che prova il destro, palla lontana dalla porta difesa da Pizzolato. È Monreale che può ripartire in avanti, filtrante per Namio, Monreale pericoloso in questa occasione, il sinistro di Namio termina però largo. Corner per il Monreale, ancora Dali, corner battuto corto, palla ancora per il numero 7 Molinini che prova a mettere in mezzo, Pizzolato salta più in alto di tutti e agguanta la sfera, poi prova a far ripartire i suoi lanciando lungo ma basso, palla che arriva a Mendy. Bello il passaggio di Mendy per Lamraoui che può involarsi verso l'area di rigore, c'è Gastone a contrastarlo, ancora Lamraoui che vince il contrasto, poi arriva l'incredibile autogol, Mazzara che trova il gol del 2-0. Recupera però a sua volta ancora una volta il Monreale con Cervello che prova ad affrontare tre avversari, poi si appoggia su Molinini che prova subito a rimediare all'autogol impegnando Pizzolato. Melia poi salta due avversari, allarga sulla destra per Maniscalchi che ha tanto campo libero davanti a sé. Maniscalchi entra in area di rigore, punta il numero 8 Cervello, mette in mezzo, la palla viene deviata, poi colpo di testa di Bulades che incredibilmente non c'entra la porta da posizione ravvicinata. Allarga sulla destra per Melia. Filtrante di Melia per Maniscalchi che parte in posizione regolare, Maniscalchi punta all'area di rigore, entra in area di rigore Maniscalchi, poi prova ad allargare per Mendy che a due passi dalla porta mette in rete di Mendy al 64esimo, intanto calcio d'angolo battuto, il colpo di testa di D'Amore e il Monreale accorcia le distanze per Pulizzi. Pulizzi filtrante per Bulades che mette in mezzo, Mazzara che trova il gol del 4-0, tutto però è fermo perché il guardaline ha segnalato una posizione irregolare. Mendy suggerisce per Pulizzi, chiude il triangolo con Mendy che chiama Bulades. Bulades prova a mettere in mezzo proprio per Mendy che stoppa la palla in area di rigore, poi prova a girarsi sempre in area di rigore, salta due avversari, poi non riesce a concludere, arriva la conclusione di Cardella. Blocca però Ingrassia. Corner battuto in questo istante, palla messa in mezzo, arriva l'anticipo di Zammitti con un colpo di testa, palla che termina alta sopra la traversa. Prova a lanciarsi in velocità il numero 10 del Mazzara, un cost to cost da parte di Lamraoui, poi prova il sinistro, palla incredibilmente alta. È giallo-blu, intanto Lamraoui protegge il pallone, gara che finisce in questo istante, triplice fischio arbitrale che è appena arrivato, Mazzara che si impone sul Monreale per 3-1.